Un meeting per interrogarsi sul futuro delle imprese alla luce dell'importante trasformazione digitale in corso in tutto il settore. Se ne è parlato lunedì nell'ambito del Consiglio Generale della CISL di Belluno Treviso, alla presenza anche degli esponenti di Confindustria. Il patto per il lavoro cosiddetto 4.0, lanciato dal sindacato, prevede anche temi come la formazione e la gestione partecipata, la crescita e il riconoscimento professionale attraverso l'adeguamento dei sistemi di inquadramento dei lavoratori, lo smart working, la conciliazione vita-lavoro, il welfare aziendale. Proposta anche la definizione di un accordo quadro territoriale con la collaborazione di Confindustria Belluno Dolomiti, presente al Consiglio con il direttore Andrea Ferrazzi, e di Assindustria Veneto Centro con la vicepresidente Antonella Candiotto. Per noi è importante la formazione, è importante assicurare i lavoratori che rischiano di perdere i posti di lavoro di essere aggiornati per essere al passo con la tecnologia. Per noi è molto importante anche quel clima aziendale, quel benessere aziendale che porta a raggiungere gli obiettivi in una sorta di win-win, quindi dal lato i lavoratori attraverso il salario, attraverso le flessibilità degli orari pro lavoratore e dall'altro la produttività aziendale. Come fare tutto questo? Beh, noi abbiamo chiesto e lanciamo quest'idea di un nuovo patto per il lavoro nel nostro territorio, una sorta di patto 4.0 da fare in provincia di Belluno con l'associazione industriale. Mi pare che i ragionamenti siano positivi e dobbiamo soltanto lavorare e portare avanti quelle buone prassi che ci sono in molte aziende dell'industria, non solo dell'occhieria, penso anche nelle aziende metalmeccaniche, nelle aziende chimiche, che come sappiamo nel nostro territorio sono tante. Da parte del segretario generale Bonan, l'idea di una contrattazione proattiva e corresponsabile che metta al centro la persona, il lavoro e l'azienda, ha proseguito Bonan, elevando la partecipazione dei lavoratori e del sindacato per condividere obiettivi che garantiscano crescita alle aziende innovative e benessere e aumento delle competenze ai lavoratori.